Quando parliamo di sesso e amore, parliamo di due termini molto, molto profondi, molto importanti per l'uomo e per la donna. In realtà sarebbe opportuno parlare di avere tanti sessi e avere tanti modi per affermare e per esprimere i sentimenti che proviamo nei confronti del nostro prossimo. Esistono termini come per esempio passione, come emozione, che sono strettamente connessi alla parola sesso e alla parola amore. Tendenzialmente siamo portati a pensare al sesso come a un qualche cosa di legato all'agito sessuale, ovvero al rapporto sessuale. In realtà, quando parliamo di sesso e di sessualità, parliamo di due modi differenti di vivere la vita privata, quindi è una vita anche legata alla propria intimità e quindi non soltanto legato all'aspetto dell'altro sesso. Quindi vivere la sessualità significa vivere una sessualità interiore, vivere il contatto con il proprio mondo interiore, vivere il contatto con quello che è stato il nostro insegnamento ricevuto dai nostri genitori, gli insegnamenti religiosi, gli insegnamenti culturali, gli insegnamenti dettati anche a scuola, davanti ai quali non possiamo far altro che pensare di essere persone che hanno strutturato, man mano che la crescita aumentava, una sorta di stratificazione delle esperienze. Per cui quando noi parliamo alla fine di amore, in realtà non possiamo definire amore esclusivamente quello che si lega al sesso, ma l'amore può essere anche un qualche cosa che noi sperimentiamo quotidianamente anche nei confronti di esseri che non sono necessariamente esseri umani, quindi possono essere gli animali. È un modo il nostro di manifestare costantemente, quotidianamente, il desiderio di voler essere accolti, accettati dagli altri e nello stesso tempo, di poter soddisfare il nostro desiderio di essere importanti per gli altri. Esiste poi infine, un altro elemento importante che lega l'amore alla sessualità, che elemento, secondo me, fondante, la continuazione della specie, ovvero il desiderio di creare un nuovo essere che possa in qualche maniera farsi portavoce, di tutto ciò che noi abbiamo provato, di tutto ciò che noi abbiamo sentito, e che quindi in qualche maniera vogliamo lasciare oltre, la vita terrena.